La macchina da guerra di Hitler, un tempo imbattibile, si stava ritirando. Gli alleati a ovest e i russi ad est stavano schiacciando in una specie di morsa quel che restava del disastrato Reich. Le armi erano l'ultima speranza dei tedeschi. Il razzo V2, un incredibile salto in avanti nella storia della tecnologia militare, era un'arma che annunciava una nuova forma di guerra. Impressionante, più veloce del suono, colpiva senza preavviso. I nazisti lanciarono 3.000 missili in un ultimo tentativo di cambiare la storia, bombardando Anversa, Parigi e Londra. Dopo lo sbarco degli alleati, i siti di lancio furono invasi e l'Inghilterra venne messa fuori gittata. Ma gli alleati guardavano già al futuro, alla prossima guerra. Gli americani stavano raccogliendo i migliori esperti di missili nell'operazione segreta Overcast. Molti dei progettisti del programma V2 erano stati già arruolati, ma non tutti. Con Berlino circondata, le ultime difese tedesche cedevano blocco dopo blocco e a pochi giorni dalla sconfitta totale, questi scienziati in città sarebbero finiti subito in mani russe. Dovevo fare in modo che ciò non succedesse. Il maggiore Hans von Heisenberg stava trattando segretamente per trasportare al sicuro la sua squadra, 5 dei migliori uomini del programma V2. Stava per incontrare il suo consigliere russo alla porta di Brandeburgo. Era la mia occasione per eliminarlo prima che potesse siglare l'accordo. Ero preparato, concentrato, sicuro. Non sapevo ancora che questa missione sarebbe diventata la più difficile di sempre. Deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Von Heisenberg arrivò puntuale e senza nascondere la sua brutta faccia. Così come il suo contatto russo. Il campo era sgombro. Una leggera pressione sul grilletto e per il maggiore la finita. Dovevo solo scegliere il momento giusto. La piazza era ben coperta, quindi non c'era nulla di cui preoccuparsi. Ho
trattenuto il respiro per migliorare la mira. E poi... fuoco. Wir hätten gewinnen können, wenn wir sie in Ruhe gelassen hätten. Die Führer wissen, was sie machen. Wenn nicht zuerst zugeschlagen hätten, wäre es noch schlimmer. Ich muss schlafen. Ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen. Was war das? Heisenberg era morto. Ero entrato in azione. I russi e i tedeschi lo avrebbero saputo. Ancora quattro. Mi fu detto che il mio prossimo obiettivo era il dottor Gunther Kreidel, un esperto di endoreattori. Stava attraversando la città in un convoglio blindato. Credevamo che portasse con sé dei documenti che mi avrebbero condotto al centro di produzione del V2, dove attendevano gli altri tre scienziati. Avevo identificato un punto sul percorso in cui piazzare un ordigno per fermare il convoglio,
Ovviamente, l'area era ben difesa, proprio come immaginavo. Angefallen!
Schüsse gehört? Ja, wir sollten auf alles vorbereitet sein. Weiter drüben!